sono tornato a casa, intanto ho svuotato un po' l'inventario. Allora, per fare i lingotti blu ci servirà uno di ferro e 4 di nicolite. Ok, non era il ferro. Se non era il ferro, era il silver. Proviamo subito. Esatto, era il silver. Allora, nel frattempo che qui cuoce, abbiamo qui una crafting. Mettiamo intanto questi. Così. Ci servivano i due di ferro. Ci servivano questi due qui. E quello blu al centro. Perfetto. Allora, ecco qui il retriever. Abbiamo il filtro, abbiamo anche il deplier. Ora ci manca solo, ci mancano solo un po' di altre cose. Quindi ci serve un timer. Ah, qua ne stava cuocendo altri. Mettiamo cuocere 8 di questa. 8 di questa. Anzi, scusate se in questo video ci saranno tanti tagli, però altrimenti verrebbe troppo lungo e ci starei una vita a caricarlo. Vediamo. Per il timer siamo, diciamo, a posto. Poi ci serviranno le... Ok, ci servono un bel po' di materiali. 2 di silver. Qui ce ne sono avanzate 14. Vabbè ragazzi, prendo tutti i materiali che mi servono, così dopo vi faccio vedere come si craftano per bene. Così evito di farvi annoiare con tutte queste parti delle crafting. Arrivo subito. Perfetto. Allora, ho fatto queste palle blu che vi avevo detto prima, mettendo una silicon wafer e 4 di nicolite, altri due blu alloy ingot. Nel frattempo mettiamo a cuocere questi 8 di stone, che ci darà un altro materiale che vedremo dopo. Nel frattempico ci craftiamo due pannelli solari. Due pannelli solari. Echiteli. Perfetto. Ora ci servirà una battery box. Per la battery box ci servirà 4 batterie, quindi 24 di nicolite. Ok, ce la facciamo giusti. 3 di queste e... Ok, mi sa che sto sbagliando un po' i calcoli, però adesso vediamo. Allora, 4 di queste, 4 di queste, 3 di tin, ho sbagliato, ok. Ci serve un'altra di tin. Beh, prendiamo su tutto il copper per sicurezza. Qui è così. Esatto. Allora, 4 batterie. Dopodiché, non mi ricordo più. Quindi vediamo subito. Allora, battery box. Battery box, eccitela qui. Allora ci servirà un altro di questi, 3 di ferro. Allora, ce la facciamo giusti giusti con la nicolite. Allora, mettiamo questo qui a cuocere. Nel frattempo vediamo se qui ha finito. Perfetto, mi ha fatto questi. Vabbè, ci servirà uno di legno. Ora ci serve un po' di redstone. Prendiamocene un po'. Ok. Vediamo se qua... Allora, mettiamo questi qua così. Il legno sopra. Le 4 batterie. Ed è la battery box. Perfetto. Ora ci servirà due torce di redstone.
uno ce ne serve così, ci serve uno stone cathode, due normali, ci serviranno due curve, però ce ne crafta tre, e tre di quelli dritti, tre di questi qui, e chitarichi. Allora, ci manca un altro pezzo che ci serve uno di stone, che cuociamo subito. Nel frattempo, vediamo se ho lana. Sicuramente non ne ho, difatti. Sicuramente non ne ho. Beh, ragazzi, vado a prendere anche questa, arrivo subito. Perfetto, ho preso la lana. Vediamo dove l'ho messa. Ok, non lo trovo più. Ah, perfetto, era ancora qui. Allora, dovevamo fare questo qua. Lo stone pointer. Allora, pointer, cathode, i tre dritti, le due curve e questi normali. Ok, questi erano invertiti. Eccolo qui, timer. Perfetto. Ora ci servirà. Non so se si poteva fare col ferro. Non me lo ricordo. Perfetto. Si può fare col ferro. Depositiamo ciò che non ci serve. Questo qui. Poi. Questo e questo. Ci serviranno solo 6 di lana, quindi tutta quella che non ci serve la mettiamo via. Sì, ho ucciso un bel po' di pecore mentre ero in viaggio. Allora, vediamo. Beh, finisco di cuocere tutto così facevo prima. Perfetto, allora facciamo subito velocemente questi qui, che ci darà la redstone fatta in un altro modo, mettendo tre di questi e la lana intorno, ci darà questi altri che ci serviranno per la battery box. Perfetto. Allora, dovremmo avere quasi tutto. Ci serviranno dei secchi. Facciamone un paio. Ok. Per il momento tre non bastano, però dobbiamo accontentarci. Lì c'è anche un lupo mannaro, tentiamo di non farci vedere. Uno, due e uno lo lasciamo vuoto. Ora vi spiegherò il perché. Allora, dobbiamo costruirci il nostro watermill. Io direi di farlo. Avevo intenzione di farlo sottoterra, ma per fare velocemente lo farò qui in superficie. Allora, facciamo una fonte di acqua infinita. Riempiamo di nuovo questi secchi, che per il momento non ci servono. Allora, ora ci serve la battery box, i pannelli solari e questa qui. Allora, mettiamo la battery box. La mettiamo. Beh, io direi di metterla anche qua fuori. Mettiamo i due pannelli solari e la battery box. Perfetto. Ora ci servirà che il giorno, però per il momento basta così. Vedem subito. Allora, deployer, retriever e filtro. Dobbiamo craftarci un cacciavite, che si crafta in questo modo, in questo modico, bastoncino e ferro, e servirà per girare i nostri macchinari. Allora, ci serve il deployer qui, l'acqua che mi tira,
poi il filtro qua, il filtro qui, che dopo gireremo, e il retriever qui. Perfetto. Allora, il retriever ok ragazzi, scusate un attimo, questo qui deve essere girato così. Il filtro invece, vediamo subito se è giusto, perfetto, il filtro deve essere ok, era giusto. Ora ci seguiranno i pneumatic tube. Uno andrà qui e gli altri andranno qua. Perfetto. Ora finiamo di costruire la base per i nostri watermill. Eccitele qui. Perfetto. Piazzichiamo i watermill qua. 1, 2 e 6. Perfetto. Ora, al filtro dobbiamo dire che deve prendersi soltanto i secchi pieni. Invece, qui ho sbagliato qualcosa. Ok, niente, a posto. Invece al retriever dobbiamo dire di risucchiarsi soltanto i secchi pieni. Ora dobbiamo portargli la corrente. La corrente. Ok, l'ho anche messo al contrario, perché deve essere così. Deve essere così. Perfetto. Intanto c'è questo carissimo lupo che ci guarda. Ok, questo non serviva. Aia. Ok, per fare queste cose dovrei farle con calma tutto, però facciamo velocemente e vediamo che l'energia comincia ad arrivare. Ora mettiamo subito il timer qui. Craftiamo una leva, così. Ok, qua non va bene, la mettiamo qua, così spegniamo il timer, che ora metterò così. Poi ci serve questa redstone rossa. Dovremo mettere la redstone così. Perfetto. Ora vediamo se il tutto funziona. Il tutto non funziona perché ho dimenticato di mettere il secchio qui. Perfetto. Vediamo che il filtro si è risucchiato il secchio pieno, però non tornano indietro. Perché non tornano indietro? Allora, vediamo subito. Non tornano indietro perché il retriever non ha corrente. Il retriever non ha corrente. Perché qui si era interrotto il collegamento. Sistemiamo tutto. Vediamo se ci riesco. C'è la redstone in mezzo che rompe. Ok, niente, allora faccio il collegamento in un altro modo. Intanto uccidiamo questo lupo. Facciamo il collegamento dall'esterno. Ok. Così dovrebbe andare bene. Perfetto. Allora, qui possiamo togliere questi cavi che non servono. Chiudiamo qui.
E vediamo se adesso il tutto funziona. Ok, ci ha spedito il tubo di là, quindi questo qui dovevo girarlo in questo modo. Devo girarlo in questo modo. Ok, vediamo se adesso funziona. Riproviamo. Oh, vediamo che il secchio si riempie, il filtro lo fa partire e torna subito indietro. Ok, no, non riesco a capire il perché faccia così. Beh, ragazzi, guardo un attimo qual è il problema, arrivo subito. Ok, ragazzi, ho scoperto qual è il problema, sono coglione io, perché il retriever non andava qui, ma andava esattamente qua. Ok. Così è il tubo qui. Ora dobbiamo spostare anche di nuovo la corrente. Faccio passare da qua. Ma facciamo veloce perché il video sta venendo un po' troppo lungo. Perfetto, la corrente arriva. Mettiamo nel deplier questo qui. Sì, per il momento ho solo un secchio, però devo sicuramente aumentarli. Vediamo se adesso funziona. Allora, si prende l'acqua, il secchio parte, si svuota e ho dimenticato che qua c'è un secchio e l'altro dove è finito? Ne dovrei avere uno in più, che però è sparito. Ok, qua c'è il dilemma dei secchi che spariscono. Era finito nel filtro. Allora, qui bisogna dirgli di prendersi i secchi vuoti e qui li mettiamo già quello pieno. Vediamo che parte, va a riempire Watermill e ho dimenticato la redstone. E vediamo che il secchio vuoto arriva nel retriever, rifinisce il deplier, riparte, riempie ed è così tutto il giro. Ora, velocementissimamente, depositiamo tutto questo ambaradammo. Mettiamo il cacciavite qui e ci facciamo un po'. No, questo è silver, ho sbagliato. Ne abbiamo solo due. Beh, speriamo che 5 basti. No, non bastano. Ok. Non bastano. Non bastano. Come facciamo? Beh, ragazzi, comunque, vabbè, vado di nuovo un attimo in caverna a prendere un po' di tin. Ok, mi sono già craftato i fili. Finiamo subito di metterli. Allora, questi dovranno andare dal fuori. Possiamo anche lasciarlo acceso, tanto non ci serve. Cioè, tanto energia ce la produce in qualsiasi caso. Corriamo velocemente sul tetto. Ecchi trochi. E colleghiamo il tutto Ora vediamo se l'energia arriva. Infatti, come potete vedere, è diventato leggermente più veloce. Ovviamente adesso c'è solo un secchio che va, quindi è lento. Però riempirò anche l'intero deplier tutto di secchi, in modo che vada veramente veloce e si produca un bel po' di energia. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Spero che questo impianto vi sia piaciuto. Da The Player 96 è tutto. Ciao a tutti.